Ehi là ragazzi, ciao a tutti le amiche, bentornati su Farming Simulator 19 nella mappa Coronella. E allora ragazzi, abbiamo un botto di paglia da raccogliere, ci abbiamo da finire di trebbiare il terreno numero 7 e c'è tanta altra roba da fare. Dunque, che si fa? Beh, in pratica devo fare innanzitutto un cambio di mezzo. In pratica devo prendere il cassone con questo trattore e l'altro trattore mi serve per la paglia perché è più potente. Dopodiché tratteremo l'argomento, diciamo, di oggi, che almeno un argomento oggi ce l'abbiamo. In pratica oggi vorrei mettere delle pale eoliche. Perché? Perché comunque non abbiamo al momento nulla. Al momento non abbiamo nulla che ci fa guadagnare dei soldi, diciamo così, passivamente. Ecco, quindi ho scelto le pale eoliche. Perché ho scelto le pale eoliche? Beh, perché occupano poco spazio, quelle che ho scelte io. Ho trovato pale eoliche piccole che occupano poco spazio. E poi perché appunto le pale eoliche, basta che le piazzi e tutto lì. Producono dei soldini dopo, no? Quindi questa è l'idea. Ovviamente non ne vado a piazzare tante perché sapete che ci fanno guadagnare un mucchio di soldi. Quindi ne metteremo poche, giusto per avere una piccola entrata extra, così che possiamo un po' andare avanti con i guadagni e con il gioco, perché sennò rimaniamo bloccati se i guadagni un po' non aumentano. Così possiamo magari poi fare un cambio macchine. Dunque, vediamo un po'. C'ho da continuare qui con sta paglia. Ah, e ovviamente questa la andiamo a scaricare in farm. Compost. Dai. Che mo devo rimettere al lavoro anche la trebbia. E poi vi devo far vedere dove mettiamo le pale eoliche. Perché ovviamente mi piace un po' simulare, no? E quindi le pale eoliche le dobbiamo mettere in un punto alto. Ora, dato che io non ho molti terreni e non sono neanche poi tanto alti i miei terreni, quindi devo trovare un punto decente. Me lo devo eventualmente creare. Allora, qui siamo al 100% quasi. Ci siamo. 100%, bene. Quindi adesso lo andiamo a scaricare. Poi ci occupiamo un attimo della trebbia e poi vediamo un po' di sta cosa. Quindi l'operaio Pie va e io mi devo occupare un attimo di scaricare la trebbia. Vediamo di scaricare quindi il contenuto di questa mia trebbia. E poi vi faccio vedere le pale eoliche tra un attimo. I soldi ce li abbiamo. Ah, non penso che spenderemo più di 60.000 euro in pale eoliche. Cioè, alla fine ho trovato delle pale eoliche di quelle piccole, poco ingombranti. Fanno guadagnare poco, ma sono pochi ingombranti. E naturalmente in descrizione trovate il link di queste due mod, perché sono due. Sono due le pale eoliche. Ne ho trovate di due tipi. Tutte e due comunque piccole. Così, mettiamoci al centro e scarichiamo. Facciamo un bel mucchietto qua, perché c'è tanta paglia, quindi devo fare un bel mucchietto. Dunque, ci siamo. Possiamo cominciare a trattare un attimo sta cosa. Allora, vi faccio vedere, pale eolica, c'è questa da 25.000 euro, questa è una piccola pale eolica da 25.000 euro, mi permette di guadagnare 350 euro in un'ora, che secondo me non è poco, anzi è parecchio, devo dire. 350 euro ogni ora, questa qui. Mentre poi abbiamo quest'altra da 4.000 euro che ci fa fare 20 euro ogni ora. Però, come notate, è ancora più piccola. Allora, vi stavo a dire che per un po' di realismo io dovrei mettere le pale eoliche in un punto rialzato. E diciamo che io ho sto terreno, e che oltretutto questo è l'unico punto più rialzato della mappa.
Chiaro, qui c'è una paleolica, ma vabbè, è alta, questa è piccola. La mia idea era quella di piazzare qua le paleoliche, qui sopra. Quindi dovrei abbattere questi alberi, fare piazza pulita e metterci qui sopra le paleoliche. Questa è la mia idea. Questa è proprio la mia idea. Non so se a voi piace, ma a me piace. Vorrei quindi ripulire sta montagna. Gli alberi poi vediamo che farci. Magari poi vediamo con questi alberi cosa farci. Quindi una bella ripulita a questo alberello che poi lo vendiamo. Questo è il primo. Vediamo di tagliare pure questo, se mi riesce. Ok. Magari cerco di evitare che cada dal punto sbagliato. Bene per di qua. I ceppi li posso anche lasciare, che importa. Non me ne danno fastidio. Quindi adesso mi ritrovo un bel po' di alberi in mezzo alle scatole, però. Ok. L'operaio ha concluso il lavoro. Ecco, questo ho sbagliato. Se lo tagliavo dritto cadeva meglio. Mo' invece, so cavoli. Vediamo da che parte cade. Meno male, è caduto dalla parte giusta. Quest'altro è mio pure? Mi sa di sì. Però devo farlo cadere qui. Boh. Ma sai che è rotola giù però. Mi sa che rotolerà giù. No, meno male. Però quando comincerò a tagliarlo, sì. Ok, questo terreno non è tuo. Però di pulire me lo fa pulire. Vabbè. Allora, vediamo un po'. E pur sempre questi alberi sono davanti. Diciamo che nella realtà una paleolica non deve avere nessun albero nelle vicinanze. Questo vola addirittura. Vabbè, noi famoli fuori, tanto sono soldi. Recupero i soldi che investo in queste paleoliche tagliando gli alberi, eh. Questo purtroppo si trova a mezz'aria. Ok, volevo tagliarlo ma non mi è riuscito. Vai. Vai, cadi dalla parte giusta, che non è questa. Vabbè, sta scivolando giù. No, questo non è mio. Questo terreno non è tuo. Beh, comunque ho tolto tutti quelli che erano in mezzo alle scatole, no? Sì, quelli più importanti almeno qui non ci sono più. Dai, ho fatto una bella piazza pulita. Quindi, cominciamo a piazzare ste cose. Vediamo un po'. Io, l'idea mia è quella di prenderne magari, uno, due. E poi tanto alla fine puntano per di qua, quindi. Allora, un attimino perché non è facile. Uno. Metto qua. Due. Ok. Ne abbiamo due. Quindi, poi di quelli piccoli. Ho
Ok, ho trovato un punto dove lo posso piazzare. Lo mettiamo qua. Ecco. Mi ha deformato un bel po' il terreno, però, beh, l'ha fatto bene. Ok, ho trovato un posticino dove poterne piazzare un'altra, va. Ok, boh. Avanti, due piccole e due grandi. Meglio di così non si può fare perché, come vedete, ho fatto varie modifiche al terreno e diciamo pure che ho speso un po' di soldi, ma vabbè. Allora, gli diamo una piccola sistemata mo alla montagna per farla sembrare di nuovo una montagna. Giustamente qua il terreno è stato comunque un po' deformato. Va bene, qui lo vorrei un pochino sollevare il terreno, così che copriamo. Togliamo sti spigoli. Ok. E abbiamo, ragazzi, le nostre pale eoliche adesso. Abbiamo pale eoliche medie e piccole, quindi stiamo a produrre 740 euro ogni ora con tutte e quattro. 740 euro ogni ora. Salviamo la partita e dopo un po' di fatica ce l'ho fatta. Quindi mo abbiamo una piccola entrata extra di soldini. Una piccola entrata extra di soldini. Che schifo non ci fanno. Direi. Proviamo a far passare quest'ora qui. Vediamo se arrivano quindi 700 euro circa. Vediamo. Sono arrivati. Qua se ne sono andati. Boh. Non lo so. Oggi. Eccolo qua. 740. Perfetto. Ci sono tutti. Va bene, adesso dovrei occuparmi di questa maledetta legna per forza di cose. E ovviamente facciamo questi alberi a piccoli pezzi, li carichiamo su di un cassone e andiamo a vendere. Direi che questa è l'unica soluzione. Magari sta alberello, sto tronco sta fermo. Eccola là che scivola. A posto, e da questi dovremmo magari recuperare un po' di soldini, eh? Alla fine dovrebbe essere così. No, devo togliere soprattutto questo che è molto grosso. Ed è in mezzo alle scatole. Allora, questo è andato che era proprio grosso. Ok. Allora, questo è fatto a pezzi. Questa è la punta, la possiamo anche togliere. Vediamo di tagliare una ripulita. Questo è un altro bell'alberone, cavolo. Questo ce ne vuole, mo. Ok, piano piano. Ok, vediamo un po' che è rimasto. È rimasto questo che è di qua, ma mi sa che non me lo fa tagliare perché questo si trova in un altro terreno. Questo qua non me lo fa tagliare. Quindi mi sa che questo rimane qui. Non ho modo di toglierlo. Allora, tutta la legna, o quasi tutta, l'ho tagliata. È rimasto giusto questo, direi. Ora mi serve un carrellino che lo carichiamo con sta legna e andiamo a vendere sta legna. Magari un attimo si ferma sta legna. Allora, farm, silo, scarico. Poi andremo avanti qua, purtroppo col tempo non riesco a fare tutto da solo. Quantomeno abbiamo trebbiato. Almeno di trebbiare è stato tutto trebbiato. Ho sbagliato.
Scarichiamo. Bene, la lama la si può dispiegare. E questo andava arato e mo è bello che arato. Va bene. Abbiamo finito qua. Andiamo in farm. La curva è quella che è. Vai in farm. Allora, vai in farm pure tu. Ok. Oh, questo qui è arrivato. Vediamo di parcheggiarlo. Ok. Mannaggia, ho preso un palo. Allora, sto mezzo qua è da lavare. Vediamo dove possiamo parcheggiarlo, magari qua. Accidente, si è andato a incastrare. Vabbè, va bene anche così, dai. Una piccola lavata dopo il lavoro. Ci vuole, no? La lama. Allora, scarichiamo. Via tutto il sorghum. Lo scarichiamo. E mo cominciamo a caricare sta legna. Allora, ci mettiamo qua, spegniamo il motore e cominciamo in qualche modo a caricare sta legna qua sopra. In qualche modo, non è facile, ma però è bello grande sto cassone, quindi magari con un unico viaggio vado a vendere tutta la legna. Magari per semplificarmi la vita posso usare questo come scala? Chissà se funziona. Se lo metto qua, magari posso salirci sopra e usarlo come scala? Si può provare. Sì. Più o meno. Vediamo. Sì. Vedete, vedete Nick che si va a ingegnare? Nick va ad ingegnarsi così. Allora, raga, mi sto avvicinando un po' la legna, così che è più facile caricarla. Se mi metto a fare avanti e indietro qua. Allora, direi proprio che ci salta fuori un bel cassone pieno, Un bel cassone pieno ci dovrebbe proprio saltare fuori. Ormai mi manca un po' di legna da caricare e poi possiamo andare a venderla, anche se a dire la verità non so dove si vende, ma lo capiremo prima o poi. Ok, messo dritto. Qua che c'è cosa? Un pezzo di legno. Piccolo, piccolo, piccolo. Mettiamolo nel cassone. Così. Allora, buttiamolo da qua che sicuramente va dentro. Ok, ho caricato tutta la legna. A parte questo che è caduto. Vediamo. Abbiamo un bel po' di legna qua sopra. Devo passare a prendere la legna che abbiamo tagliato qualche tempo fa. Vabbè, mancava l'albero quello che non mi fa prendere, ma fa niente. Qui teoricamente ho buttato due alberi. Eccoli qua. Ah, ma questi sono di quelli... Questo è di quello... Vabbè, uguale, che se ne frega. Lo buttiamo comunque qua sopra e lo vendiamo, no?
Cosa vuoi che mi cambia? Mi cambia niente. Basta che sta fermo. Sperando che non si muove. Io vado a vendere pure sti due. Guarda qua. Mi sto portando dietro un cespuglione. Speriamo che non sbatto mo. Albero con albero. Oddio. Non cadere, non cadere, che siamo quasi arrivati. Speriamo che non mi incastro con sti alberelli. È piuttosto probabile che mi incastro. Dai, resisti. Siamo quasi arrivati. Devo solo capire dov'è l'entrata. Oh, caspita, è l'entrata. Deve essere qua, no? Ok. In teoria mi devo mettere su questo trigger. Vediamo quanto guadagniamo. In teoria è qui. Vediamo. 14.000 euro. Tutto qua. Tutta sta fatica per 14.000 euro. Speravo in qualcosina di più. 15.000 euro abbiamo guadagnato, raga. Io speravo in qualcosa di più. Beh, ci siamo ripagati. Niente di che. Niente di che. Nulla, non tanto. Poca roba. Ma vabbè, è meglio di niente comunque sia. Dai, va bene. Va bene. E niente, raga. Purtroppo comunque il tempo è volato via, perché comunque ci ho messo il tempo che ci ho messo per ripulire la zona. E mo devo concludere qua. Però almeno da ora in poi avremo una fonte di guadagno extra che ci permette pian pianino di comprare qualcos'altro, no? Comunque abbiamo mo delle piccole pale eoliche. Non ho voluto mettere quelle grandi perché magari si guadagna troppo. E poi non sapevo neanche dove metterle, quelle grandi. Invece quelle piccole appunto sono più facili, più gestibili. Un posticino glielo trovi se non hai molto spazio, no? Va bene, quindi ragazzi, io concludo qua. Spero che il gameplay vi sia piaciuto. Vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione, che ci sono un mucchio di link interessanti. E niente, ci si becca presto, ragazzi. Ciao, alla prossima.